Cioè che poi tra l'altro mettetevi pure nei nostri panni che mentre facevamo un video a casissimo, che ne so, tipo perché c'ho per Uranus, non abbiamo mai fatto questo video, perché devi dire questo? Nei commenti non ci scrivevano ma Sabo è vivo? E Sabo, che fine ha fatto Sabo? Come se noi fossimo Oda, tra l'altro. Zombie Apocalypse. Picciotti! Oh, finalmente, oh. Finalmente ci siamo. Ci siamo. Ce l'avete richiesto in tantissimi. Questo, mi raccomando, questo guarda la telecamera, verbe. Guardiamo la telecamera. Guardiamo la telecamera. Perfetto. No, perché, noi, come non siamo permalosi, noi non ce la prendiamo perché ci hanno detto guardate la telecamera. Oggi guarderemo solo la telecamera. Solo quella, non ci cagheremo di striscio. Allora, oggi faremo un video che ci avete richiesto, avevamo già annunciato questo video. Sì. Parleremo dei nostri pareri personali della saga di Egghead. Ce l'avete chiesto perché? Perché noi abbondiamo di commenti. Poi un'occasione in più per far vedere che siamo due menti diverse. Questo vale sempre. Più lo facciamo e meglio è, però non ho tanta fiducia che il messaggio passerà. Perché anche nello scorso video, quello su Elbaf, c'è stato il bravissimi video incredibile. Vabbè. Faremo video altri 10 video sola. Da 50 minuti in cui parleremo in due. Bene, anche se sembra che la saga di Egghead sia iniziata l'altro ieri, in realtà sono passati 2 anni. 2 anni di narrazione per una saga che tutti quanti avevamo, diciamo, scambiato per una Zoo 2.0. Come ci si diverte, vabbè. Come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Ho sbagliato totalmente. Sì, ci siamo proprio divertiti, non sempre. Non sempre, piccolo no, spoiler. Non sempre, però obiettivamente seguire One Piece settimanalmente ti fa volare il tempo, è incredibile questa cosa. Quando il capitolo non esce, il tempo si blocca, ma quando esce One Piece, cioè, tu ti giri e già sono passate settimane, una cosa folle. E quindi allora, il capitolo che dà il via alla saga è il 1058. Esatto, e siamo al 1124, cioè sono passati una marea di capitoli, altro esatto. Che Zoo 2.0. Beh, 2 anni, giustamente. Ti ricordi le sensazioni che avevi nel capitolo 1058, quando si apriva questa nuova saga, freschi di Wano? Allora, devo dire che qui Oda non ci ha aiutati per niente. Non ci ha messo nelle condizioni di essere proprio entusiasti per l'apertura della nuova saga, perché venivamo da una grossa, diciamo, da due in realtà, grosse delusioni della saga precedente. Cioè, grossa si fa per dire, cioè grossa è mastodontiche, ecco, proprio diciamo giusto. Una era, diciamo, ma non ci bisogna neanche che lo dici, abbiamo capito. E l'altra era Kurozumi. La non è entrata in ciurma di Yamato, ecco, lo devo dire. Non c'era bisogno. E poi l'altra, Kurozumi sono nati per bruciare, che quello è stato un momento bassissimo. Io direi di non, se cominciamo a parlare di questo discorso non la finiamo più, quindi non ci addentriamo, però ovviamente eravamo un po' scottati da questi due. Esatto, quindi non abbiamo preso proprio l'inizio della nuova saga col piede giusto. No, però è stato bello perché nel capitolo 1058 abbiamo avuto alcuni momenti interessanti, come la gag di Luffy che era nella gabbia e quindi chiedeva a Nami di venire liberato. Jinbe che si ambientava e muoveva i primi passi all'interno della ciurma, perché sì, era entrato a Fishman Island, però non è potuto unirsi effettivamente fino a Wano. E vediamo i suoi primi rapporti con questo, quel personaggio. Di Nami ha paura, dice, è Lucky del Re addirittura. Se sì, sì, notiamo proprio il pentimento di Jinbe di essersi unito a questi scappati di esatto, casa. Esatto, c'è proprio la sensazione di badante dei bambini, cioè il babysitter, dice, esatto. Ok, ora devo fare questo praticamente. Poi un momento che tutti quanti aspettavamo, che tutti i fan di One Piece attendono. Per forza. L'aggiornamento delle taglie. Non solo per i valori, ma anche per le foto. Certo, la foto più bella è quella di Franky, mani bassissime, perché riprende il discorso del futuro alternativo, distorto, quello che è. Che poi riprenderà anche, Oda dico, a Egghead con Luffy. E vedere la Sunny nella sua taglia è per me una cosa incredibile. Spero che lui continui con questo pattern fino alla fine. Invece, magari altri personaggi hanno avuto una taglia che senza chissà quale valore, ecco, perché abbiamo visto Zoro, Sanji, Jim, tutti all'incirca il miliardo, niente di eclatante. Ce l'aspettavamo, però Nico Robin però finalmente ha quello che si merita, perché passava da un 100 e passa 130. 130, sì. Da 130 milioni a finalmente più di 900 milioni di meritatissimi, perché per una che sa leggere i Poneglyph ed è una dei pochi al mondo rimasti. Sì, ma a parte questo, se il governo ti dà sempre la caccia e dice voglio Robin, catturate Nico Robin, a Wano la CP0 aveva quel compito, dico allora dagli la taglia alta, se no
Che senso ha che me la cerchi continuamente e poi non gli dà la taglia, quindi. E però abbiamo anche una cosa che magari a te non farà piacere, però finalmente abbiamo il giusto posto per Sanji, perché sappiamo tutti che Sanji nel nome c'è scritto, c'è... Perfetto. Sanji nel nome c'ha il 4, San in realtà non è il 3 ma è il 4, queste sono traduzioni mie che no, traduzioni mie che so io dal giapponese, fidati. Ma puoi fare la concorrenza. Senne. Ma qua ci sono tanti traduttori di giapponese, in Italia abbiamo 60 milioni di allenatori, di traduttori dal giapponese, è una cosa incredibile, ma soprattutto il valore della taglia che è sotto quello di Jinbe, allora senza essere perfido, perché per Zora però del dissing in questa saga. Ti faccio uno spoiler. Oh, meno male. Però io ho goduto tantissimo, perché Sanji ha fatto troppo lo sborone a Wano sulla sua taglia, che era più avanti di quella di Zoro, perché lui si vede che un po' vive sta taglia con la mare in bocca, è un po', diciamo, come dire, soffre di complessi di inferiorità verso Zoro, secondo me, e quindi qua ha avuto quello che si meritava, perché ha fatto troppo lo sborone, e quindi giustamente arriva al quarto posto, e Zoro glielo dice, stai zitto, numero 4. È inutile che mi guardi così, ma non lo so, io non sono totalmente d'accordo con questa analisi, però... E poi la gag bellissima, se ti ricordi, di Zoro e Sanji che cominciano a combattere dietro, piccoli spiccoli rispetto a quello che sta succedendo. Zoro subito con tre spade e Sanji con... Col Diablo Jump, sì, io amo questi momenti tra loro due dove proprio combattono sul serio. Allora, poi abbiamo la Cross Guild che ci viene presentata. Avevamo visto solamente quel manifesto con Buggy. Eccolo. Esatto. Vediamo se si vede. Con Buggy imparato, certo che tu hai veramente Kid, Cross Guild, Luffy e Usopp e Luffy, secondo me ci sta, ma quel Kid là, cioè dico. Allora, Kid. Ma metti Shanks là. Allora, ammetto che Kid è un po' me, però la taglia è figa. Ma poi mettimi DeMarro Black piuttosto, perché magari ha quel significato. Vabbè, è stato fatto ora DeMarro Black. Il tempo che esce la taglia e la aggiorniamo, la mettiamo lì al posto di quella di Kid. Comunque stavamo dicendo, abbiamo finalmente la presentazione della Cross Guild. Perché noi non sapevamo effettivamente cos'era sta Cross Guild, cioè chi cosa c'era dietro questa organizzazione. E quindi scopriamo che innanzitutto i fondatori sono stati Crocodile e Mihawk, che Buggy è effettivamente la vittima dietro questa situazione, perché viene malmenato costantemente, sta gag è incredibile, deve continuarlo fino alla assolutamente, fine. Ma sarà così. E vediamo anche qualcosa su Mihawk, perché viene detto che fosse noto come... il cacciatore di Marines, e qua il paragone con Zoro c'è stato, cacciatore sì. di pirati. Esatto. E abbiamo anche le taglie, e qua noi ci siamo levati un masso. Qua l'abbiamo preso alle scarpe e l'abbiamo messo qui sul tavolo, perché quando facemmo il video sulle taglie sconosciute, demmo a Mihawk sui 3 miliardi, non so di preciso la cifra, era più di 3 miliardi. Forse 3,5, va, mi sbilancio. Una cifra del genere, sì, non mi ricordo di preciso, che poi si è differenziata con quella che ha dato Oda di circa 100 milioni. Di poco, sì. Là c'è stato un godimento proprio massimo, perché tutti a dire no, Mihawk non ha sta taglia, Mihawk non è così forte. Io mi ricordo i commenti, ma che dite? Rivaleggiava con Spada Fiorita vista a Marineford. Che io dico, ma come si fa a pensare che uno scontro in quel momento di un secondo è indicativo della forza di Mihawk che faceva gli scontri con Shanks? Ma dico io, porca miseria, fortunatamente questi commenti non ci sono più, perché ovviamente smentiti. Che poi non si capisce sta cosa della community di One Piece, cioè quando Mihawk lo si trattava normalmente veniva portato come se fosse una divinità, quando ne abbiamo parlato dandogli 3 miliardi di taglia è stato svalutato incredibilmente. Cioè, no, per secondo i me bastian per... contrari. Sì, quello sempre, ma secondo me perché è molto divisivo Mihawk, o comunque era molto divisivo, adesso di meno, e quindi c'erano quelli che lo sannavano e quelli che invece lo denigravano. Quelli che lo sannavano, secondo me però si sono fatti prendere un po' troppo la mano, perché adesso la frase che dicono quando gli danno la taglia a Marina... cioè che con la spada è più forte di Shanks, una roba del genere. Le abilità di Mihawk con la spada sono superiori a quelle di Shanks. Ma io direi grazie al... Puntini. Se tu sei lo spadaccino più forte al mondo, noto da 20 anni di manga, non è che ci voleva il Marines che ti dice
guarda, Mihawk ha l'arte della spada più forte di quella di Shanks. Shanks non è una spada. Zoro vuole battere Mihawk, non vuole battere Shanks. Non avrebbe senso. Ma neanche Barba Bianca che usava una spada, neanche Roger stesso. Neanche vabbè, Roger non lo poteva. È morto. Roger. Vabbè, è morto, però nel senso. sì, ho capito, C'era sempre coso là. Oden. No, come si chiama? Il pirata che rubava che profanava le tombe e faceva Gekko Moria. C'era sempre lui che poteva riportare in vita il cadavere di Roger. Non fare venire strane idee, perché fra Naruto e Jujutsu Kaisen abbiamo un'esperienza bruttissima. Anche oggi il dissing a Naruto e Jujutsu Kaisen non manca. Sempre, sempre. Quindi diciamo che sta cosa, io non mi voglio dilungare, però un po' possiamo smentirla e dire che non dobbiamo prendere seriamente sta cosa. Cioè Shanks è più forte di Sì, anche perché comunque, anche se non lo so, questa cosa viene continuamente, insistentemente smentita da parte dei fan. Quando diciamo, però Shanks ha un haki che è conosciutissimo, però Shanks non è un vero e proprio spadaccino, poi arriva la risposta, vabbè, ma combatte con la spada, quindi Mihawk è più forte, punto. Allora, invece abbiamo poi Dragon, e qua... Qua si apre un po'... Sto personaggio sta prendendo una piega che... Non lo guarda, te la butto lì. Me sbilancio, Beppe. Lui è Akainu. Mamma mia, secondo me saranno due... come si dice in inglese? Freud, no? Sì. Fraud, non mi veniva. Sì, sono due fraud pazzeschi. Due fraud pazzeschi. Loro caratterialmente hanno delle lacune, bisogna dirlo. Caratterialmente, magari combattimenti poi sono... Si rivelano fortissimi... E dici wow, rimani impressionato. Ma caratterialmente entrambi proprio deludenti, cioè ripetitivi. Ormai sai già quello che accadrà. Akainu si incavola e Drago puntini. E basta. Quando parla dice sì, però se Sabo ha fatto quella cosa, qualsiasi motivazione ci sia dietro l'uccisione di Cobra, con me ha chiuso. Ma sei serio? Cioè Luffy difende fino alla morte qualsiasi suo compagno. L'hai cresciuto tu Sabo letteralmente. Ma poi scusa, ma qualcun altro che è lì? Ma come cavolo fa a essere sicuro che tu lo difendi? Se già al minimo sputo, tu già praticamente l'hai venduto. Il tuo membro numero due, tu già l'hai venduto dicendo se l'ha fatto con me ha chiuso. Lui prima ha detto sta cosa, se lui veramente l'ha fatto con me ha chiuso. Poi quando Sabo gli ha detto, però io me la voglio prendere la colpa, così visto che siamo stati osannati, la gente mi porterà ancora più in alto, quindi io mi assumo la responsabilità di una cosa che non ho fatto. Gli è andata bene però così, perché ho ottenuto popolarità, quindi così gli è andata bene, però... Sì, questo accade dopo, quando sta parlando del flashback di... Esatto. Sì, incoerente tantissimo sto Dragon, vabbè. Poi un altro momento, devo dire, alto, questo momento alto, è il flashback, diciamo, da parte di... Ma è normale. C'è Shanks che sta combattendo con... Vabbè, stiamo dicendo la verità, dimostra questo. Momento altissimo, dicevamo, Bo Hancock che racconta gli eventi di Amazon Lily con Teach che si è fatto la gita. Sì, io mi ricordo tutte le teorie, anche noi abbiamo fatto qualche teoria in merito su per cosa Teach stesse andando a prendere. Obiettivamente, io non me l'aspettavo, penso nessuno praticamente se l'aspettava, che il suo obiettivo fosse Bo Hancock, il suo frutto. Esatto. Quindi vediamo l'assalto che c'è stato il giorno prima, credo, comunque delle ore prima, il racconto che fa Bo Hancock. Esatto. E quindi vediamo Teach insieme a Katarina Devon e Vasco Shot che arrivano ad Amazon Lily. Lì, guarda caso, c'è pure la Marina, perché giustamente stavano andando a catturare i flottari. E vediamo per la prima volta i Seraphim, e là tu hai un po' di titubanza e che dici... Sì, un po' too much, dobbiamo dirlo, un po' too much quella scena lì. Dici troppo over... Sì, troppo... Sono stati, secondo me... Hypati. Sì, sono stati presentati in maniera troppo... Hanno spinto troppo, secondo me, quei Seraphim lì. Cioè addirittura tu vedi Teach con la gocciolina, non lo so. Poi vediamo finalmente Teach che arriva da Boa, la stringe, mentre vediamo gli altri, le altre persone lì attorno, tranne Kobe, che sono stati pietrificati, e poi arriva Rayleigh, che fa l'entrata. Distruggere lo stallo. L'entrata è incredibile, però dice una cosa molto importante. Esatto. Che sapeva che non avrebbe... Avrebbe perso alla lunga, perché comunque stiamo parlando di un Barbanera più giovane, con due frutti del diavolo. Lui ha 80 anni, voglio dire, va bene che eri il vice re dei pirati, ma c'hai 80 anni, quindi...
quindi voglio dire, oltre a questa scena fighissima, abbiamo anche l'informazione su Wang Zi, che secondo me ogni tanto ci sta, dai, fa cioè ricordare che c'è sto personaggio che prima era il sovrano di Acinosu ed è stato spodestato da Teach, è stato aiutato Teach da Kobe, sì, l'incidente di Rocky Port, esatto. Esattamente, che è ad Acinosu, appunto. Chi l'avrebbe mai detto, cioè ne facesse una giusta Kobe ogni tanto. No, si scherza, stare, Kobe. Si scherza, ma lascialo stare, vedi che deve andare a fermare Buffy, Kobe. Ma non era meglio lasciare Wang Zi, che non disturbava nessuno? Ma no, non era meglio rimanere a Shellstown e farsi gli affari suoi, non andare a fare questi, assolutamente, questi allenamenti con Garp? Però bisogna dire che il capitolo indubbiamente più bello, sì, a voglia, mani basse, di questa è parte, il 1060, dove vediamo prima una parte gioiosa, piena di proprio di spirito di One Piece, cioè il sogno di Luffy. One Piece allo stato puro. Sì, esatto. Sì, sì, lì vediamo proprio, ovviamente non lo sappiamo il suo sogno, però vediamo le reazioni dei suoi compagni. E prima che qualcuno lo scriva, non è diventare re dei pirati. No, no. Non è diventare re dei pirati, perché dice, diventando re dei pirati posso realizzare questo sogno, quindi non è... Perché c'è stato veramente qualcuno che ha detto... Sì, c'è chi pensa che, vabbè, diventare re dei pirati, ma se lo dice... Che motivo ci sarebbe di nasconderlo? Comunque bellissima la reazione proprio dei compagni con... Stupenda. Usopp e Chop. Usopp, devo dire, l'ho un po' odiato in quel frangente, un pochettino. Perché gli ha detto, ma è impossibile che lo fa, ma cosa dici? Cioè, è un po'... Ah, perché dice, franto i sogni. Sì, diciamo. un pochettino. È tipico da Usopp, è un po' cinico, sì, sì, Usopp, sì. Quindi ci sta. Invece Chopper estasiato. Chopper estasiato, Nami estasiata, sì, che lo guarda con amore, con la mano così appoggiata. Franky che se la ride, Sanji che lo pia per matto. Quindi, insomma, tanta momento roba, alla One Piece. Sì, tanta roba. Contrapposto... Anche quello tanta roba, però per motivi diversi, perché poi c'è la distruzione di Lulusia e vediamo Imsama che fa quel gesto che io ce l'ho impresso, penso tanti altri fan, della X, esatto, nella mappa di Lulusia, e vediamo questo oggetto che poi scopriremo essere Uranus. Esatto. Anche se non confermato, non è stato detto, al 100%, però si è capito dalle parole di Vegapunk, che distrugge Lulusia in pochissimi secondi. Questa cosa è stata traumatizzante, esatto, esatto, traumatizzante. C'è proprio una contrapposizione tra quello che è la gioiosità del sogno, l'allegria di quel momento, a una cosa, l'oppressione che si contrappone alla speranza, qualcosa, due concetti completamente... È stato bravo Oda a metterli insieme nello stesso capitolo, perché entrambi, per motivi diversi, sono One Piece. Perché da un lato, come hai detto tu, c'è la spensieratezza, la libertà, il divertimento, la giocosità, che è un elemento fondamentale di One Piece, perché è sempre un manga per ragazzi. Ma non dobbiamo nasconderci, Oda in questo manga ha aggiunto tematiche fortissime. Il razzismo, la schiavitù, un miliardo, inutile elencarle. Sì, sì. E le vediamo con l'atto di Lulusia per ordine di Imsama. Quindi abbiamo questi due personaggi che sono agli antipodi, che però entrambi rappresentano One Piece. Esatto, esatto. L'influenza dei piani alti nei confronti di chi sta in basso. Che dicono di scordarsi di Lulusia, che non è mai esistita. Quello è stato pure un momento forte, perché là vediamo anche il vuoto che si è creato. Non c'è niente, non c'era niente. L'isola era stata spazzata via. Però abbiamo subito dopo il vero e proprio inizio della saga, perché finalmente... Passano alcuni giorni dal manga, ce lo fa sapere il narratore. Abbiamo l'incontro con Bonney, che avviene nei pressi della nuova isola, perché lo sappiamo, nella Grand Line, quando ci si avvicina a una nuova isola, il clima è di un certo tipo, a seconda che sia invernale, estiva, primaverile, eccetera. Questa è invernale e quindi vediamo la neve, e a parte la neve, un vortice di acqua che... racchiude al suo interno il personaggio di Bonney, e là capiamo, ecco, questo è il classico elemento che fa sì che i nostri avranno un legame con il nuovo personaggio dell'arco narrativo, come era successo con Kinemon nella chiamata da Punk Hazard. Capiamo che Bonney sarebbe stato un elemento fondamentale, e quindi capiamo che sarebbe stato anche Kuma, perché noi eravamo memori della sua reazione nei confronti prima di Marineford, quando vede in che condizioni sta Kuma e se la prende con Vegapunk, e anche il discorso che avviene a Mary Joa, quando lei parla di Kuma e delle condizioni in cui si trova. Esatto, c'è stato per tantissimo tempo, insomma, l'alone di un rapporto tra loro due, che fosse padre e figlia, che fosse di qualsiasi altro tipo, però qui abbiamo avuto proprio...
Cioè, era servito sul piatto d'argento proprio l'approfondimento, sì, su Kuma. Sì, sarà tenuto per questa saga. Poi, ovviamente, oltre al primo incontro con Bonnie, abbiamo quello con Lilith. Ah, pensavo con l'isola, no, vero, con Lilith, sì, anche con l'isola poi. Con Lilith, sì, anche con l'isola. Lilith... Brava. Brava. Ovviamente chi ci segue sa cosa vuol dire brava. E non c'è bisogno neanche che lo spieghiamo. Sì, esatto, esatto. C'è stato, mi ricordo, in quelle settimane un po' di tour parler. Ah, sì, sì, è veramente vero. È veramente Vegapunk, in realtà no. Poi vabbè. Vabbè. C'è stata una pausa, mi ricordo, e sì, quindi sì, là sì. È servito quindi... per fare... Qui Oda ci ha bagnato il panuzzo, come diciamo, dalle nostre parti. Come sempre, come sempre. Però la cosa veramente impattante è il fatto che abbiamo già i primi contatti diretti con quella che è l'isola, la nuova isola, quindi sì, nella sua estetica, nel suo insieme. Sì, perché capiamo che in questa saga l'elemento principale sarebbe stato la fantascienza. Esatto. Tutto è tema fantascientifico. È stato bello vedere gli ologrammi, questi palazzi con questo stile molto particolare, dei giocattoli, dei razzi, vedere i distributori, poi in Giappone sono ossessionati, i distributori ce l'hanno ogni 3 metri. Quindi vedere questo ambiente futuristico, secondo la mente di Oda, mi è piaciuto molto. Effettivamente mancava, perché abbiamo avuto l'elemento nipponico, la visione di Oda dell'Italia, dell'Egitto, cioè abbiamo detto veramente di tutto, mancava. Mancava la parte Futurama. La parte Futurama, bellissimo Futurama, non apriamo. Sì, ha dato quelle vibes all'inizio. Sì, sì. Quindi sì. Belli anche i costumi, possiamo dire. I costumi, ragazzi, cioè, vogliamo forse, secondo me, i migliori a mani basse di tutto One Piece. Eppure ti dirò, guarda. I costumi. Ti dirò, attendo con ansia Elba per i costumi. Ma no, perché io sono un grande appassionato del costume da vichinghi, quindi non so cosa potrei arrivare a dire. Ma non so. Quando... Ma non so se si spingerà fino a questo punto, lo speriamo, ovviamente, ma non lo so. Sai, quell'aria primitiva. Ovviamente non si sta sminuendo. No, il character design di Egghead, che è stato tanta roba, roba. Che poi non so se tu lo sai, ma Oda ha dichiarato in un'intervista che lui, quando scrive una saga, mette una playlist particolare e ascolta quella playlist, che però ricorda l'atmosfera della saga in questione. Visto che ci sono stati diversi riferimenti alle canzoni dei Daft Punk, secondo me nella playlist lui sentiva spesso, sì, per forza. I Daft Punk, a parte Shaka, che esteticamente sì, ricorda. Sì, per forza. Ma c'è anche il famoso Stronger, Faster, Better, non so se l'ho detta la... Sì, la citazione di chi era la citazione di... riguardava Bonnie comunque. No, riguardava Luffy contro Kizaru. Ah, Luffy contro Kizaru. Luffy sì. Contro Kizaru è nella famosa canzone. Sì, sì, sì. Insomma, c'erano diverse cose che lasciavano pensare a delle vere e proprie citazioni a un album particolare dei Daft Punk. Sì, giustamente la tosta è fantascientifica. Però questa, diciamo, che sarà un po' ricordata come la saga in cui quello che è accaduto all'esterno... Allora, se è stato più interessante o no, questo magari lo diciamo alla fine. Però, sicuramente... In certi frangenti era molto più interessante di quello che stava accadendo all'interno della saga. Andando a memoria, io non so quante saghe, forse nessuna, secondo me, ha creato questo hype attorno a cosa sta accadendo al di fuori. Se non per delle speculazioni che magari tu dici, ok, ma i nostri sono in questo contesto, però questo personaggio cosa sta facendo? Cioè, tu te lo immaginavi cosa stava succedendo. In questo caso, invece, proprio tu vedevi in tempo reale cosa stava succedendo. E mi riferisco, ovviamente, a... lo scontro a Winter Island tra Barbanera e Law, lo scontro a Elbaf tra Shanks e Kid e lo scontro ad Ashinosu tra Garp e Kuzan e altri membri dei pirati di Barbanera. Indubbiamente la saga è interessante, però c'è stato molto, molto che ha catturato l'attenzione relativo a quello che è successo fuori. Poi chiaramente stiamo parlando anche di personaggi che noi... apprezziamo particolarmente, ammettiamo, cioè Garp, Shanks e Teach è proprio la triade, forse sì, tra i pirati la più interessante triade che si possa, a parte Garp che non è un pirata. Possiamo fare lo spoilerino, dai, un po' più interessante è stato, dipende dai sì, frangenti. A seconda dei frangenti, sì. Beh, parliamo quindi dello scontro Teach Law. Devo dire interessante, anche se ovviamente non è che abbiamo visto un assaggino. Allora, ti faccio una piccola classifica. Tra i 3 scontri, per me questo è al 3° posto. Sono d'accordo. Perché abbiamo visto poco, ma è stato più che altro, non so se hai avuto pure tu questa impressione,
un mostrare i poteri dei pirati di Barba Nera, sì, quelli che mancavano. Sì, quindi sì, abbiamo, sì, visto Manowar, abbiamo visto Barges. Barges ha fatto la solita figura da cretino, sì, solito stupido, sì, cretino. Sì, sì. È stato figo però vedere il povero Polar Tang distrutto, disegnato molto molto bene, sì, sì, da Oda, sì. Vedere anche Beppo che lo prende, questa cosa non è stata proprio il massimo, il fatto che lui lasciasse i suoi, sì, compagni lì, va bene che loro magari vogliono salvare il capitano, accetto tutto, però comunque da vedere una scena brutta, cioè non so come... Sì, non è piaciuto nemmeno a me il fatto che proprio... Forse perché siamo abituati alla correttezza che vige tra i Mugiwara, siamo abituati troppo bene da quel punto di vista, però non è stata proprio una mossa per carina. Me è stata una forzatura, perché è palese che Oda non volesse tagliarsi Law come personaggio e quindi ha forzato la mano, ma io da lettore quel momento lo devo criticare se avverto una forzatura per tu salvare il personaggio che sicuramente deve dare ancora molto al manga. Però piuttosto, non lo so, ma lo metti incarcerato, lo fai catturare, poi lo fai liberare. Sì, sì, infatti. Cioè, puoi fare anche altre cose invece di salvarlo in questo modo. Però, sì, non è piaciuta. Bella anche la scena del cappello. Bella, sì, che ricordava un po' Ace. Esatto. Quando è stato sconfitto il, proprio il la caduta, diciamo, di un personaggio importante come può essere Law. Sì. Poi, invece, chi metti al secondo posto? Che domanda stupida, scusa, non voglio... Allora, non esistono domande stupide, diciamo così. Però se c'è Shanks di mezzo, io non posso mettere Shanks al secondo posto. Giusto, dico, giusto. Metto ovviamente Garp con Kuzan e tutto lo scontro che c'è stato. Bello scontro anche questo. Forse è questo l'unico fra i tre più uno scontro emotivo che... C'è stata la componente emotiva qua. Sì, assolutamente. Però diciamo che sugli ammiragli io un po'... O gli ex ammiragli nel caso di Kuzan. Non ho ancora digerito questo lato tenerone che Oda gli vuole dare. Okay. Devo ancora digerirlo. Ma allora, io... Questo forse lo sanno anche i nostri picciotti che ci seguono. Sì. Ma Kuzan... Ah, non ti cala. Vabbè, a tanti non fra gli ammiragli, guarda, forse l'unico che gli metto sotto è Aramaki, perché non lo sopporto. Perché veramente chi apprezza Aramaki non lo so che nessuno problemi esiste, abbia. Non penso... Però veramente Kuzan, non lo so... dovesse essere una copertura, dovesse qualsiasi essere veramente cosa, indeciso, lo trovo un personaggio insipido, purtroppo è vero, cioè questo incarna la sua giustizia, che è quella indolente, ed è la verità, lui è un personaggio sostanzialmente spesso insipido, spesso indeciso. È che anche la nostra valutazione su di lui, sì, è indolente, cioè. Sì, proprio. Però devo dire che vedere il Galaxy Impact è stato un momento bello. Da fan di Garp non posso che godere. L'esserino minuscolo che fa piccolo pugno e poi la massa gigante di esplosione. E poi ti dice molto pure bello. Che si è rammollito perché è vecchio. Perché deve flexare. Deve flexare. E mi è piaciuta anche questo, ricordiamolo, la giustizia prevarrà. Questa frase ce la siamo dimenticata. Bellissimo. Di Garp a terra che lo dice. Bellissimo. Non dimentichiamoci. Parliamo del primo di questi tre scontri. Shanks Kid. Kid un po' mi dispiace. Un altro fraud di One Piece. Sì, vabbè, lui un grandissimo fraud. Ce ne sono tanti ultimamente in One Piece. Però lui un pochettino mi dispiace, perché il character design di Kid mi è sempre piaciuto. Dal punto di vista del personaggio, bah, non c'è proprio chissà quanto da dire. Uno spaccone che ha meritato di essere rieducato da Shanks. Perché lui è buono che ha preso legnate da Big Mom, le ha prese dai pirati Big Mom, sì. Le ha prese da Ben Beckman che gli stacca il braccio. Lui... imperterrito di nuovo, va convinto nel territorio di un imperatore con la sua ciurma, convinto di fare, e giustamente la storia di One Piece lo ha punito, va benissimo così. Sono d'accordo, diciamo che anche a me dispiace, però in realtà ti devo dire la verità, la puzza di fraud relativa a Kid si era sentita da dopo Sabaudi, perché lì te lo cioè era stato messo quasi come se fosse un vero e proprio rivale di Luffy. Però poi si è visto che è andato a calare. La famosa scena di Luffy, Law e Kid tutti e tre di fronte, esatto, fuori dalla casa d'aste, che io dico guarda. Però poi si capisce che c'è un calo da parte di Kid, che in qualche modo si ritaglia un pezzettino di protagonismo riuscendo a rubare Roppongi a Totland, però poi oggettivamente raga, ma doveva andare con quella ciurma? Lo stesso vale per Law, Cioè Law appena ha interrotto la coalizione con Luffy, primo passo che ha fatto fuori casa da solo,
boom, ma loro sono entrambi più deboli di Luffy, hanno una ciurma che è 100 volte più debole. Esatto. Veramente, che non si può fare sto discorso. Però bisogna anche citare in questo scontro, a parte la Koku di Dori e Brogi, che è stata fantastica, vedere la Victoria Punk distrutta ha fatto godere non poco, i comandanti della flotta di Shanks, Pururu dei pirati bourgeois. Io non ci potevo credere. Pururu. Non ci potevo credere. Una come flotta si chiama? Di... Fugar, quello con il vecchio con la dentiera che gli scappa. Una flotta di scappati di casa. Bellissima. No, guarda, ti devo dire la verità. Non avrei potuto mai desiderare di meglio per Shanks. Perché già sono cazzuti i suoi compagni. Non possono essere cazzuti pure. Cioè, pure la flotta. No. Già che manco quella di Luffy è cazzuta. Perché ora obiettivamente... No, ma vuoi mettere Pururu all'autontatta? Ora, perdonami. Pururu e Fugar, l'autontatta e Sai. Ma l'ultimo momento fuori dall'isola ce l'abbiamo con il tanto atteso... Flashback di Sabo. Ragazzi, ma quanto tempo l'abbiamo atteso sto flashback? Tanto, tantissimo, perché eravamo bombardati da commenti su Sabo. Ma Sabo, che fine ha fatto Sabo? E noi, non è morto, non che è poi morto. Cioè, che poi tra l'altro, mettetevi pure nei nostri panni, che mentre facevamo un video a casissimo, che ne so, tipo, perché Chopper e Uranus? Non abbiamo mai fatto questo video, perché devi dire questo? Nei commenti ci scrivevano, ma Sabo è vivo? E Sabo, che fine ha fatto Sabo? Come se noi fossimo Oda, tra l'altro. Vabbè, questo da una volta ci fa piacere, magari. Sì, volevamo sapere il nostro parere, però. Però sì, era vivo e avevamo ragione a dirlo, anche se non ci voleva. Non c'è bisogno che... Non c'è bisogno. E quindi in questo frangente vediamo innanzitutto la paternità incredibile di Dragon. Sì, è una scena tipo, io direi quasi biblica, è il figlio al prodigo, il padre che ci ha sempre sperato, che ha sempre creduto al figlio, non ha mai rinnegato, che lo accoglie a braccia aperte, dice vieni a me, c'è questa scena. Non è che lo accusa dell'omicidio di un re, no. No, no, e poi non è che lo utilizza per i fini dell'armata poco dopo. Infatti. Comunque abbiamo questo flashback molto molto interessante e molto dettagliato, devo dire. Sì, io... Non è stato sbrigativo come in altri contesti. Sì, non mi aspettavo così dettagliato, però è un bene. Cioè, certo, non ho aspettato così tanto. Abbiamo visto, devo dire, una cosa che mi è piaciuta tanto, vedi... C'è quando lo fa bene e quando no. Poco fa abbiamo criticato il fatto che... Diciamo criticato. Il fatto che più che altro lo scontro tra Law e Teach fosse stato un mezzuccio per farci vedere più i poteri di alcuni pirati di Teach. Qua invece i poteri dei rivoluzionari, soprattutto quello di Karasu, ci vengono mostrati un po' più con giusto contesto. Sì, 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 sì. E poi ti volevo chiedere una cosa. Prego, una domanda a bruciapelo. A bruciapelo. Secondo te... Il famoso incidente che coinvolge la flotta di Luffy è il fatto... Sai, e Leo. Esatto. Ma potrebbe essere, sai, potrebbe essere. Perché io sta cosa della flotta che arriva e aiuta i Mugiwara, non ci ho mai creduto. Cioè, è un po' una cosa fraude, diciamo. Sì! Diciamocelo, ragazzi. Ma perché, allora, Onigashima, ora arriva la flotta, io dico, questa flotta ma chi deve fare? Ma poi scusa. Poi con i Gorosei... Hai capito, cioè... E la flotta. Cioè, con i Gorosei arrivano i giganti, epico. Dori e Brogi, cioè, e poi delle immagini, non lo so. Allora, vediamo, una scena, Elisabello. Capito? Cioè, ormai sai col bastone che fa tipo il giocoliere. Cioè, siamo Leo giocati. Con la spada che fa così. Sì, ce li siamo giocati, flottari, basta. Non penso. Magari possono fare qualcosa, ma deve essere di quel... Cioè, se loro faranno qualcosa di diverso, comunque sarà una cosa del tipo l'attacco al Drago Celeste. O quello che ha fatto Bartolomeo nel territorio di Shanks. Cioè, non può mai essere... Loro che salvano i Mugiwara, oppure salvano cosa, chissà chi, capito? Ma addentriamoci un attimo nel flashback di Sabo. Allora, è stato bello perché qua abbiamo la prima silhouette dei Gorosei. Esatto. Sono partite le mega teorie per quanto capire... Quanto tempo abbiamo passato a parlare delle silhouette, veramente. Tanto, tanto. Che però... poi è incredibile, quando noi facciamo il video tentando di interpretare una silhouette, tutti a dirci... ma tanto è inutile interpretare le silhouette con Oda. Però quando lo facevano loro, quelli a speculare tutto il tempo, ma perché in realtà lui, Warcry, sembra un granchio, no, sembra la zanna di un mammut, lì era lecito. Ma è sempre così. Però diciamo che fortunatamente non abbiamo perso tanto tempo prima di vederli, infatti. Ci ritorneremo. Invece il dialogo qua fra Cobra e Im è stato tanta roba, perché... Alti livelli qua, sì. Perché Cobra prima ci va piano piano, perché gli chiede
Ma mi sapete dire Lili che fine ha fatto? Grosei, come al solito, no, non ne sappiamo niente, troppo tempo. E poi subito, ma Lili è stata sparita, è sparita dagli archivi, subito è andata nella fase offensiva. Ha Devo dire, lui sentito i... una mente a fare una cosa del genere in una Sì, una stanza faina, rinchiuso. lui una faina. Poi arriva Im e da lì capiamo che... È È finita. finita. Sì, già lo sapevamo perché, cioè, noi da letto sappiamo che Cobra sarebbe morto, però lì abbiamo avuto, come dire, la condanna definitiva. Ed è stato bello che Im si riferisca a se stesso in terza persona, Sì. che dice: Mu ti dirà due cose e te ne chiederà una. Perché poi anche Cobra gli fa una domanda e lui proprio non se lo caga di striscio, cioè non c'è neanche uno spiraglio di conversazione. Cioè, Im arriva e parla lui, stop. E gli spiega il fatto che Lily ha commesso un errore, il fatto dei Poneglyph, eccetera, eccetera. Questo è stata una bella introduzione, non lo sapevamo. Ma la cosa interessante è che lui chiede qual è il nome di Lily completo. E quando gli dice della D, mi impazzisce. Impazzisce, lo colpisce, di fatto sancisce poi la sua uccisione, viene gravemente ferito, poi scappa con Impazzisce, lo Sago. colpisce e sancisce, ma Niente, una proprio scelta incredibile qua di una direi. triade pazzesca. Poi vediamo la grande fuga con Sabo, il fatto che lui dica a Sabo: mi raccomando, di a Luffy e a mia figlia che noi Sì, Nefertari abbiamo la D. E poi lui rimane lì per far scappare Sabo. Pensa, Sabo salvato da un anziano in carrozzina. E quindi lui viene finito dai Gorosei. Scena, devo dire, un po' triste. Un po' triste. Poi abbiamo, anche se in mezzo a una cosa così pesante, ci mette comunque la gag con Wapol che assiste a tutto e se la fa nelle E poi va a mutande. salvare Wapol, va a salvare Vivi. Totalmente fortuita sta cosa, però Ma va bene va comunque, va bene bene. comunque. Quindi devo dire, è una parte molto, molto oscura, però vediamo un assaggio, diciamo, dei poteri di Im. Anche dei poteri di Im che ricordano dei poteri luciferini, Sì. diciamo. Il fatto di mangiare il fuoco in quel modo, il fatto della coda soprattutto demoniaca. E poi col senno di poi, avendo visto i poteri dei Gorosei, diciamo che Im sì, potrebbe essere un demone, però magari si differenzia da loro, perché comunque non sono tutti yokai. Perché Warcry ricorda il cinghiale cinese, Jupiter non è basato su uno yokai, quindi chissà. Secondo me non è uno yokai alla fine Im, anche se ci sono delle somiglianze con l'Umibozu, ne abbiamo parlato anche in diversi video. Poi un altro momento, diciamo, narrativamente alto, ma moralmente molto molto basso, è la presentazione ufficiale di Garling Figarland. Vediamo purtroppo il fatto che Don Chisciotte Miosgard, per aver aiutato i nostri a fuggire da Mary Joa, viene giustiziato proprio da lui in persona, che addirittura dice che aiuta la spazzatura e ancora più spazzatura. Sì, è un personaggio che ancora oggi è molto molto enigmatico, quello di Garling Figarland. Questo character design è pazzesco, con questa capigliatura, questa barba che ricordano la luna, veramente scioccante. Cioè, già subito capisci che questo è un personaggio importante. Subito, lo Esatto. capisci istantaneamente. Già dei Cavalieri degli Dèi se n'era accennato perché ne parla Dragon quando c'è il flashback di Mary Joa, un po' prima del flashback, Esatto. o no, forse dopo quando commentano, vabbè, in quel momento. E quindi quando poi vedi che lui è il capo dei Cavalieri degli Dèi dici, ah, capito, benissimo. Quindi stiamo parlando di questi tipi di personaggi che fanno parte di questo corpo di fatto di polizia della Terra Esatto, questa Santa. sorta di gendarmeria, diciamo. Ma chiuso con i momenti fuori Egghead, adesso ci addentriamo nel momento più bello della saga, quello in cui i nostri cominciano a conoscere meglio l'isola di Egghead e poi dovranno fuggire prima dal Frontier Dome e poi dall'isola. Allora, prima di arrivare al Frontier Dome e all'Abo Phase Death Game, che è stato il momento... Un momento terribile, terribile. Diciamo qualcosina in merito a questi momenti. Facciamo la conoscenza dei sei punk e quello è stato un momento figo, devo dire. Nel vederli tutti che fanno una cosa diversa, come character design ci possono pure stare.
tutti diversi, ovviamente dei punk più belli, altri meno belli. A parte forse il periodo molto 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 buio dell'accostamento a Pain di a parte quello, che non facevano altro che tempestarci di commenti, ma sembra Pain, come Nagato. No, però a parte quello è stato un bel momento, la conoscenza dei punk, vedere che ognuno incarnava una personalità di Vegapunk, vedere anche qualcosa in più sull'isola, tipo Emmet, poi lo spiegone che fa Shaka sul fatto che Egghead in realtà è il passato, quindi piccole informazioni sul Grande Regno. E poi la rivelazione su Sol, qual è stato un momento molto bello nel vedere Robin commossa che capisce che Sol in realtà è ancora vivo. Esatto, esatto. E poi però abbiamo anche, soprattutto, l'incontro con Vegapunk Stella. Devo dire che quel momento è stato bello col fatto che hanno toccato gli stivali e sono partiti a razzo e... lui, Luffy e Chopper, quello perfetta, perfetto exploit in stile One Piece. Devo dire, a me il design di Vegapunk ha convinto. Anche a me. È stato un personaggio che... tutti ci interrogavamo su come potesse essere esteticamente, e alla fine il fatto che abbia unito Einstein la lingua, per la famosa scena di Einstein, esatto, che fa la linguaccia. Cioè, fa la linguaccia con questa lingua enorme, la mela di Newton in testa, insomma, degli elementi che sono stati veramente azzeccati per Vegapunk. E poi soprattutto il testone gigante che vediamo, sì, quello... nel flare, io quando l'ho visto ho detto: ma che cos'è? Si fa un po' impressione, bisogna dirlo dopo un po'. Sì, quando si vede il flashback di O'Hara e tu vedi in penombra, perché tu lo vedi dall'alto e ti dici: ma che cosa sono sti peli? Cos'è? Poi vedi il testone e dici: no, vabbè, non può essere, non può aver pensato una cosa del genere. E invece con Oda, sembra quasi che lui non veda l'ora di fare queste cose, cioè... Sì, lui si diverte. Si diverte, quindi... a fare queste cose. Ricordiamo il nomi. Esatto. Che... ricordiamo questo importante. Con il quale poi si incarta e si ricomincia certo, la frase. Certo, giustamente, perché spieghiamo, nomi è il frutto. Esatto. Il diavolo. Del cervello, però ricordiamoci che non è che diventa intelligente grazie al frutto. No, quella... ha solo un archivio più grande. Quello è un archivio più grande. Basta. Sì. Il fatto è che in One Piece... personaggi mangiano dei frutti che si, come dire, matchano bene col loro modo di essere. Esatto. Quindi in realtà non c'è un confine netto tra persona e frutto, sono un tutt'uno. Un tutt'uno, sì. E poi abbiamo, possiamo dire, il momento più basso della saga? Ma forse di One Piece? No, di One Piece no. Oddio! No, ripensato a Odie Jones, scusa, ripensato a Odie Jones. Qualcuno deve stare zitto, qualcuno, ti interrompo subito. Qualcuno deve stare zitto. Continuiamo con i pareri di Egghead. Va bene. Il Labo Face Death Game. Qui, come dice le nostre parti, ne ricreiamo. E qua pelle d'oca mi sta venendo al pensiero di tutti quei capitoli in cui noi dovevamo capire, cioè mentre c'era il devasto fuori Egghead, sia fuori, nel senso fuori isole esterne, sia nelle zone limitrofe c'era il devasto. Noi dovevamo stare lì a capire chi era il traditore, come dovevamo fuggire dal Frontier Dome, il Frontier Dome che veniva disattivato, io avevo le mani nei capelli. E diciamo, la password è questa, è quella. No, follia, io ho detto no, qua lui, cioè qua ci perdiamo un anno, qua ci perdiamo un anno. Fortunatamente, secondo me, qualcuno gliel'ha detto e lui se ne è reso conto, questa cosa non me la leverà nessuno dalla testa, ha tagliato perché ha detto no, qua la situa sta andando male. Tagliamo, e infatti poi abbiamo un bel off-screen del momento in cui scoprono dove stava Vegapunk Stella rinchiuso con York. E finalmente passiamo al momento in cui York è già catturata e comunica con quei Gorosei. Bella tavola, devo dire, perché poi abbiamo anche noi il plot twist che vediamo alla tavola. Sì, io mi ricordo che siamo scoppiati a ridere, proprio, cioè, felicissimi che questo momento fosse... Sì. Passato. Di questa parte però voglio ricordare un momento che secondo me è stato incredibile, cioè quando noi vediamo Bonnie di fronte alla zampa di orso enorme che poi scopriamo essere i suoi ricordi. Quella tavola è stata molto bella. Potente, anche perché dall'inizio capisci che quelli sono i suoi ricordi, perché c'è Vegapunk che in maniera molto goffa cerca di allontanare Bonnie da lì. Sì, il dolore. Sì, non sono per niente i ricordi di Kuma, no, classico... classica battuta da chi vuole dire in realtà il contrario, quindi insomma lì ci preparavamo a un piccolo assaggio del flashback di Kuma. Sì, però prima del flashback di Kuma io capisco che tu vuoi svicolare, ma c'è un momento del Labo Face Death Game
che ci ha fatto triggerare. Io volevo dimenticarmelo, volevo. No, no, io ti ci riporto, no, no, ti ci riporto, no. Perché c'è stato il momento dei Seraphim. E quello è stato il momento più basso, cioè quando vedo Luffy che ha da poco sconfitto un imperatore come Kaido combattere contro i Seraphim senza utilizzare l'Haki del Re, senza utilizzare la forma Nika, proprio palesemente per star perdendo tempo, cioè a me cadono le braccia e dico vabbè, accettiamo che lui deve perdere tempo, ma perché? Ma perché? Ma se devi perdere tempo, fallo in un modo sensato, no? Così. Soprattutto perché poi, come che la diciamo conclude, cerca di concluderla con una bella alleanza, un bel tarallucce vino di quello proprio. Alleanza con Lucci e Kaku, mamma mia, bellissimo. Che brutta cosa, la gente casata, io ma di cosa si casano? Cioè dici, vabbè, sta combattendo contro Akainu, cioè capito, personaggi fortissimi, vabbè. Il Seraphim di Kuma, il Seraphim di un flottaro, il Seraphim di un flottaro, lui ha appena sconfitto un imperatore e i flottari li sconfiggeva nel 2003. Con Crocodile, ma di che stiamo parlando? Vai. E poi abbiamo una serie di, diciamo, eventi che hanno contraddistinto la parte, diciamo, finale prefuga. Cos'è sta? La parte finale prefuga, a cominciare dal fatto che Kizaru, come dire, sfrutti i suoi poteri che riguardano la luce per eludere il sistema di sorveglianza di Egghead passando attraverso le barriere. Su Kizaru dovremmo fare un discorso a fine video. Ci pensavo stamattina, appena sveglio, vedevo un video, poi dirò su che cosa, e ho finalmente capito il personaggio di Kizaru. Ah. Ho finalmente accettato il suo modo di essere. Lo voglio dire però più tardi, non ora. Interessante, interessante. Lascio un po' di suspense. Non lo so neanche io, interessante. No, non lo sa. So, so. Di Kizaru sì, lo vediamo infiltrarsi a Egghead, combattere con Sentomaru, ed è stato un momento toccante anche, sì. Sì. E poi lo scontro con Luffy, e lei è stato bello perché abbiamo avuto delle reminiscenze legate alle Sabaudi, quando sì, i Mugiwara non potevano nulla contro l'ammiraglio, mentre ora Luffy dice siamo più cento volte più forti di allora, sì, che sì, è sì, un bel richiamo alle Sabaudi sempre, perché Rayleigh era 100 volte più forte di tutte le supernove, quindi si capisce che Luffy ha colmato finalmente. Bellissima questa cosa, devo dire, lo scontro è stato figo, dai. Sì, 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 Kizaru si presta bene al Gear Fifth, quindi quando è così è un piacere leggerlo. A volte ci sono dei problemi quando l'avversario non è tanto, non matcha bene con le gag di Nika. Sì. Poi un altro scontro che onestamente devo dirtelo non mi ha fatto per niente impazzire, Zoro Lucci. No, e questo è un tasto dolente per me, Zoro in questa saga male, sia per lo scontro con Lucci, non solo perché è durato troppo, ma anche perché non aveva senso, cioè non c'era in ballo chissà che cosa. Quindi quando tu hai uno scontro del genere, concludilo subito, non ha senso mandarlo avanti per le lunghe. Non è uno scontro in cui tu ti giochi la salvezza di un paese, cioè è uno scontro in cui tu hai un avversario che rompe le scatole, che è già stato messo KO da Luffy in qualche capitolo precedente, e ce l'hai contro Zoro che... Non lo so. Non... Che poi sai cosa? La cosa che mi ha dato fastidio del fatto che Zoro si è scontrato con Lucci è stato che Zoro, anche, non so, a Punk Hazard, no? Quando Luffy fa una cosa avventata attaccando Caesar, Zoro gli dice: stai attento perché siamo nel nuovo mondo, cerca di non fare il babbeo come al solito, serietà e affrontalo per bene. Qua è lui che fa lo sconsiderato, perché una mossa che fa Lucci mentre i nostri sono in pace lo porta a partire in quinta e si scontra con lui senza cioè, per cosa? Perché Oda gli serviva a perdere tempo e non impiegare Zoro in altri modi. Sì, più che altro per perdere tempo, perché Lucci fa la mossa contro Vegapunk e si para davanti Stussy. Quindi Zoro lo allontana, ok. Però poi... Ma, cioè, non, anche la chiusura dello scontro poi è stata perché Zoro è stato sollecitato da Sanji, che l'ha preso in giro. Sì, capito. Cioè, non lo so. Non poteva essere chiuso prima in realtà lo scontro, insipido. Non c'era bisogno di Sanji che ti provocava, quindi... Ciò che invece non è insipido, ti faccio questo collegamento incredibile, è stato l'espressione di Bonnie quando viene catturata da Saturn in forma Gyuki, quando, diciamo, si è ormai arresa al suo destino. Esatto. E finalmente vediamo la forma demoniaca di uno dei Gorosei. Ti è piaciuta questa forma? A me tantissimo, devo dire che in generale, forse a livello di personaggio, di caratterizzazione,
Saturn forse è quello che ho preferito, devo dire la verità. Perché lo vediamo di più rispetto agli altri. Sì, 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 poi te lo fa odiare Oda, perché è lui che ti parla di una certa cosa che riguarda il flashback, è lui che più di tutti gli altri ha influenzato la vita di Bonnie. Sì, e quindi ti porta a odiarlo tanto, certo, questa certo. cosa. Quindi è un personaggio che indubbiamente funziona. Perché quando tu hai un villain che è cattivo contro i civili in generale, non ti può mai suscitare l'odio come ce l'hai verso quel villain che ce l'ha con personaggi con cui tu empatizzi. Esatto. Quindi visto che con Bonnie l'abbiamo conosciuta piano piano, e il legame con Kuma, poi lo vedremo bene nel flashback che fra poco discuteremo, è normale che Saturn si prenda tutti gli odi che possiamo avere verso chi ha fatto del male a Bonnie, Kuma, Ginny, insomma tutta la famiglia di Kuma. Abbiamo poi il flashback di Kuma, che ti devo dire... Ma qua ci sono tanti pareri discordanti. Secondo me il flashback di Kuma è stata una montagna russa. Ha avuto dei momenti alti, però devo dire che non è stato costante. Possiamo dire che non è stato uno dei migliori flashback di One Piece. Siamo abituati bene a One Piece. So che questa cosa, diciamo, pochi saranno d'accordo con questa... con questa visione. Però dobbiamo essere obiettivi. Il flashback di Kuma ha avuto delle lacune, ha avuto delle ridondanze, delle cose sono state spiegate in maniera forse un po' force drama. Sì, sì. Io sono un grandissimo estimatore di Kuma, è sicuramente tra i miei personaggi preferiti e bisogna ammettere che ha uno dei passati più tristi, ma avere il passato più triste non significa avere il miglior flashback. No, ma se pensiamo a altri flashback, ti cito quello di Oden, ti cito quello di Calgary e Noland, che so che a te piace particolarmente, non lo so, il flashback di Nico Robin stessa, di Ohara, già questi tre flashback, ragazzi, per me non c'è paragone. Sì, sì, sì. Quello di Kuma, allora, partiamo dal presupposto che a me è venuto da piangere solo in un momento, nel flashback di Kuma, quindi non sto dicendo che è un flashback che non mi è piaciuto. Però da qui a farlo passare come uno dei migliori flashback di One Piece, no. E ci sono dei momenti molto ad esempio quando lui va a vedere Luffy cosa sta facendo, sì. Ma non si sa perché ci andò, perché solamente sapeva del fio di Dragon, ma poi alla fine non ha nessun risvolto concreto. Anche altri momenti in cui lui, anche sul discorso dell'isola di Sorbet, Beccori se ne va, ritorna, sì. Sto tram tam pure un po' senza... Le lettere senza troppo senso. Ridondanti. Le lettere ci poteva pure stare, perché alla fine dico, vabbè, è perché Bonnie giustamente non l'ha ricevuta, e quindi alla fine il flashback di Kuma sono i ricordi che lei va a vedere, sì, nella bolla. E quindi dico, ci può pure stare magari, ho capito, però non c'era proprio bisogno di farci vedere tutte le lettere. Cioè, me la fai vedere una, io capisco che lei le ha lette tutte. Però devo dire che... quella tavola in cui noi vediamo la corsa di Kuma con tutti i personaggi che lo sto avendo i brividi. No, lì veramente è pazzesco. Questo momento è stato incredibile, perché ci vediamo noi Kuma pian piano che cresce e corre. La cosa geniale di Oda, proprio geniale, che lo fa vedere che corre, sta per cadere, si rialza, continua a correre. Quindi abbiamo questa bellissima metafora della vita di Kuma sotto forma di corsa. È tutta una corsa pazza per cercare di sopravvivere, per cercare di scappare dal futuro che la vita gli aveva consegnato, essendo un bucaniere schiavo di Mary Joa. E alla fine, quando poi lui, prima di morire, ringrazia Vegapunk per quello che ha fatto, con la faccia sorridente, e poi Vegapunk piange con le lacrime, tutti i personaggi di Egghead investiti da questa luce divina, solare, quando Kuma ha praticamente perso la coscienza, è pazzesco. E poi Bonnie che piange sotto, in sottofondo, cioè... buon decimo compleanno, è una cosa... E ho di nuovo brividi, cioè, guarda. Che poi, ti devo dire la verità, è il motivo principale per il quale spero che questa cosa non venga rovinata. Col fatto che Kuma verrà al 100% curato. Ah, quindi tu dici, se Kuma viene curato... Secondo me un po' perde, dai. Cioè, perché ovviamente è un finale divino. Cioè, se tu mi fai che Kuma rimarrà parzialmente cosciente, ci sarà sempre una piccola parte di sé che riuscirà a interagire con Bonnie, a essere parte, diciamo, di questo mondo, te lo accetto. Se tu me lo fai che lo riporti a come quando era un rivoluzionario, non te l'accetto. Però c'è un discorso. Allora, in One Piece può accadere praticamente di tutto. Vegapunk con le sue conoscenze non c'è riuscito a farlo ritornare.
Però c'è sempre Lo, ci sono i frutti del diavolo, a parte quello di Lo, ce ne saranno altri, quindi magari lo trovi un metodo con altri poteri. Il fatto è che lui non è morto, Egghead, quindi secondo me la chiusura avveniva se lui fosse morto. Il fatto che lui non sia morto, secondo me, lo riporterà in vita. Non so se me lo rovinerà perché onestamente Kuma si merita di vedere Nika. Questa è una Sì, cosa questo è che vero, questo è se lo vero. merita. Deve, magari ritorna in vita e poi muore. Cioè, quello potrebbe essere interessante. Cioè, riprende la coscienza e poi si sacrifica. Però almeno vede Nika, parla con Bonnie un'ultima volta. E quindi dopo il flashback vediamo una scena tenerissima. Eh sì, perché Bonnie si capisce un po', diciamo, di aver Sì, sbagliato di nei aver confronti di sbagliato. Vegapunk, gli chiede scusa e lo abbraccia. Sì, molto Vabbè, bello. bella quella scena. Vegapunk ingiustamente incriminato. Sì, da tante persone, non solo da Bonnie. Le regala il diadema, credo, da parte di Kuma. Poi ritorniamo nel momento in cui ci eravamo lasciati, cioè Bonnie che stava per essere colpita Esatto, da da Saturn. E Saturn e dai Marines col fucile pronti. lì c'è, penso, una delle scene che sicuramente una di quelle che saranno più iconiche quando il manga sarà finito. Ce la ricorderemo. Sì, io guarda, rileggendolo, non ci sono state tantissime tavole che ho detto questa me la ricorderò, ma quella di Kuma che spara Bonnie, vediamo la faccia di Bonnie che piange ed è un mix tra disperazione, speranza, gioia, paura, disegnata Oda perfettamente quella faccia, perfettamente. Per non parlare poi del Ah, beh, pugnazzo. pugnazzo, ha fatto godere, ovviamente. Non è servito un cazzo No, vabbè, ma questo non però, lo so. però. Nessuno pensava che. Però è stato bello sognare, Bello, diciamo. diciamo, soddisfacente. Sì, ci stava. Dopo tutto quello che aveva subito, doveva prendere quel pugno con tutto il sentimento da parte di Kuma. Però Kizaru e Luffy finalmente si rialzano perché erano rimasti KO dopo il loro scontro, privi di energie. E vediamo un'altra tavola, visto che parliamo di tavole. Un'altra tavola che secondo me rimarrà nella storia di Egghead, cioè Bonnie di spalle che guarda Luffy in alto, versione Nika, e vediamo poi il primo piano dell'occhio di Bonnie con la lacrima, e sappiamo tutti dal flashback di Kuma quanto per Bonnie sia stata importante la figura di Nika. Lei addirittura andava per mare cercando anche Nika per poi parlarne con Kuma un giorno quando l'avrebbe rincontrato. Sì, allora la cosa fantastica di questa tavola è che per la prima volta, diciamo, riusciamo a capire. Wusbuch aveva detto che quando lui era stato in prigione, i carcerati parlavano di Nika come una speranza, come il guerriero della liberazione che appunto li avrebbe forse liberati dalla loro sofferenza. Noi quando abbiamo visto Nika. Poi è stata Bonnie la prima vera oppressa che abbiamo visto, che poi ha assistito a Nika. Quindi abbiamo empatizzato con lei perché lei, per lei Nika significava tutto quello che aveva passato col padre, tutto il momento in cui è stata separata forzatamente dal padre. La prima liberazione, La diciamo, prima da è parte stata la di prima Nika. liberazione di Nika. Sì. Quindi è per quello anche che la tavola rimarrà negli annali. Quella di Wano non la conto perché alla fine loro non hanno visto Luffy combattere, cioè Nessuno ha il avuto neanche la popolo. consapevolezza di quello che stava vedendo. Sì, Secondo me, anche se l'avessero visto, non avrebbero realizzato Vabbè, certo, appieno. perché Bonnie sapeva della leggenda, quindi giustamente è diverso. Adesso la leggenda secondo me si spargerà perché comunque Sì. con i giganti, con Bonnie, questa cosa si diffonderà. A proposito di giganti, subito dopo arrivano finalmente Dory e Broghi che non vedevamo da. Vabbè, li abbiamo visti nello scontro di Shanks, però Esatto. non li abbiamo visti, diciamo, nelle avventure dei nostri, Sì, ecco. Non li vedevamo da 20 anni nelle da avventure dei Little nostri. Garden, cioè veramente una roba impressionante. Bellissimo quando li vedi entrambi lì che approdano, poi i giganti che fanno la sfilata che vanno verso Questo momento Egghead. alto, momento assolutamente alto, non c'è dubbio, fighissima la tavola con Dory e Broghi insieme che stanno combattendo, ti danno proprio quella sensazione di imponenza tipica dei giganti, poi loro hanno tutta un'altra, cioè Dory e Broghi in particolare hanno tutta un'altra aura. Per me ci sono loro e poi ci sono gli altri giganti. Tutti gli altri sembrano delle copie di Dory e Broghi. Sì, Finora non ho solamente degli trovato. esseri grandi, mentre Dory e Sì, Broghi sono un'altra sono Dory e cosa. Broghi, c'è poco da fare. Mentre per quanto riguarda i pirati di Barba Nera, che vediamo compiere la Loro. loro missione con Saturn, mentre si trovava a terra per un colpo subito. Quella è indubbiamente una scena. Poi
particolare perché innanzitutto è passato un pochino da quando avevamo visto la zattera a quando abbiamo visto effettivamente cosa avessero in mente. Non è che abbiamo scoperto cosa avessero in mente, però sappiamo che toccando Saturn Katarina abbia detto missione compiuta. Però loro non se l'aspettavano che piombasse lì Saturn. Eh no, loro si aspettavano qualcuno di importante in un'isola governativa, probabilmente avevano letto i messaggi, informazioni nei giornali, quindi che c'era la marina che stava, e c'era Cappello di Paglia, quindi magari hanno fiutato l'occasione. Però come mai loro cercavano qualcuno di importante, questo non lo sappiamo. Non però lo sappiamo. Però ci rimane la tavola pazzesca di loro che dicono il mondo, e quel Vanogur che è lì seduto. Vabbè, io un debole per questo personaggio. Sì, sì, vabbè, ma anche io, palesemente, il nostro preferito dei pirati Kurohige, sì, senza dubbio. Senza... Che cosa volete il mondo? No, è qua proprio... Ma già quando abbiamo visto per la prima volta la Jaya, lui dice, vabbè, sì, ah, quando sì, ammazza il gabbiano. Il gabbiano da non so quanti metri. Il povero Vegapunk poco dopo viene ucciso. Seccato, sì. Da Kizaru. E da qui parte il discusso messaggio di Vegapunk. Parte il messaggio e abbiamo una splash page pazzesca perché i Gorosei vengono evocati. Bello. E li vediamo tutti belli, trasformati. Nella gran loro... bella tavola quella. Ma una delle tavole, anche questa più bella di Egghead, senza dubbio, con Luffy piccolino davanti a loro, imponenti. Per quanto riguarda il messaggio di Vegapunk in sé, io non so tu, ma non mi dilungherei tanto visto che c'è già sì, il video sul canale. Sì, abbiamo già il video, lo potete trovare. Sì, brevemente possiamo dire che è stato un messaggio... che poteva essere gestito meglio, che ha dei momenti belli, le informazioni sono state importanti sia per noi che per il mondo di One Piece, ed era importante che nel manga venissero diffuse al mondo intero. C'è anche chi dice, ma a me non mi interessa, noi siamo lettori, però... ma che cavolo c'entra? Cioè, manca un pezzo letteralmente se non vediamo la reazione del mondo, perché poi scusa, se questa cosa è importante perché ad esempio ci ritorneremo più avanti, e tu come fai a sapere che il mondo adesso sa? Cioè non vuoi vedere la reazione, certo, di personaggio X o Y al mondo che sprofonda, a Goldie Roger e tutto quello che ha detto Vegapunk? Ovviamente tutti penso che vogliamo vedere. Sì, ma poi questo era l'unico modo per far muovere il mondo. Dargli la scossa. Per dargli la scossa, perché altrimenti cosa fai? Cioè, come lo racconti alla gente che oggi domani il mondo sta affondando? Cioè... senza che sappiano nulla, è brutto, devi coinvolgere anche la parte piccola, la parte lesa. E poi magari ci sarà qualcos'altro che noi non sappiamo, che il mondo non sa, però non è che gli puoi dire Imsama era uno dei 20 re del governo mondiale contro il regno antico, e che dicono, e chi era il regno antico? Ma, esatto. Manca la parte in cui vengono informati di quello, quindi secondo me ci sta, qua vado contro quelli che l'hanno criticato. No, assolutamente. Quindi chiuso messaggio di Vegapunk, dopo, esatto, dopo questa cosa non ne parliamo più perché... c'è 50 minuti di video, voglio dire. No, infatti. Si vanno a recuperare quello. Lo mettiamo in descrizione magari. Esatto. Mettiamo il link, esatto, in descrizione. Mentre possiamo parlare di quello che accade mentre c'è il messaggio di Vegapunk. Possiamo parlare della forma dei Gorosei. Io devo dire che li ho trovati belli cattivi e ho il mio preferito che è a mani basse Mars. Sia per quanto riguarda la cattiveria, sia per quanto riguarda la forma. Ho il mio preferito a mani basse. Sai che non l'avrei detto? No, Mars. No, alla Nuz giuro, in teoria era. Infatti. Però da un po' di tempo, ripensando a quanto è accaduto durante Egghead, vado su Mars. Cioè, vedere lui che va trafelato da York, gli dici dimmi dov'è la Snail, poi la va a trovare, fa il giro di tutta Egghead impazzito. Devo dire, lui, deciso lui. Io non lo so, perché da un lato ti direi Saturn, però Saturn l'ho preferito in forma umana. Ah, ok, quindi forma umana Saturn. Sì. Forma trasformata ancora... Forma trasformata ho un po' di dubbi, forse vado controcorrente perché penso che nessuno... Warcore. No, forse no, Jupiter. Okay. Jupiter. Forse Jupiter. Mamma mia. Questa cioè, cosa brutti, della... Ma lo sai perché? Perché questa cosa della voracità, del inghiotto tutto, è come se andasse ad assecondare proprio tutta l'ideologia dei piani alti. Cioè io quello che non mi va bene mangio, faccio sparire, ingoio. Ah, quindi faccio sparire in quel sì, senso. Sì, proprio risolvo la cosa in 4 e 48, sparita, mangiata. Un po' per farla così come la capretta di Sengoku. Che qua... sì, è quella fa sparire i segreti, certo. I documenti, però comunque
A parte questo, mi sono piaciuti tutti. Forse devo dire Warcry un po' il più goffo. Warcry per me è più che poi è strano perché sembra pure il più resistente. Il più... Sì, lui l'ha hypato in un modo incredibile, però a me però goffo, qui non mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto Nuzgûl, per esempio. Anche la scena in cui lui taglia di netto il Labo Face è una scena, a parte disegnata benissimo, ma è una scena pazzesca, con i Seraphim e gli agenti che crollano, cadono capovolti, lui che sente una, percepisce con la chi della percezione una sì. vita, e quindi lancia, sì, mentre sì. sta combattendo disinteressa e lancia il colpo, poi il momento in cui lui atterra tutti i Mark III per metterli fuori gioco col ghiaccio, ah, bellissimo. Mars e Nuzgûl per me. Sì, 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 sì. Io ho preferito Saturn, diciamo, dal punto di vista... A me piace il fatto, per esempio, che la sua forma ragno si adatti perfettamente al fatto che lui, con i suoi magheggi, con la sua manipolazione, crei ragnatele, crei vittime. Questo sì. C'è questa cosa anche di... Anche il veleno. Il veleno. Cioè, quindi forse a livello complessivo ti dico Saturn, comunque, poi come vincitore per me nella mia, okay, ci sta, nella mia classifica. Gli altri magari li vedremo più avanti. Gli altri li vedremo più avanti, vediamo sì. approfonditi più avanti. Mentre per quanto riguarda altre tavole, grazie a Mars, vediamo anche la tavola del Punk Records, quando lui cerca la Snail. Bella. E quella è stata molto, a parte bella, ma anche un po' il magone a me, cioè, sì, nel senso... vedere quel cervello in questo modo con tutti quei cavi, quei fili macabro, molto, mi ha ricordato un po' il genere all'Akira, no? Quindi è andato più dal fantascientifico divertente, diciamo, al distopico, a quello distopico, e io là sono entrato proprio in visita. Sì, vabbè, noi per il distopico abbiamo proprio... Sì, 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 siamo così, debole. Siamo dei tizi pessimisti. Non penso che l'hanno capito. si vede anche quando vediamo Mother Flame per la prima volta. Sì. Mentre c'è il messaggio di Vega. Anche là tutti vediamo... questi aggeggi... tutte queste ferraglie, sì, sì, sì. per una fiammellina rinchiusa in una cosa mastodontica, ti dà quel senso di abbandono, arretratezza, che poi in realtà è progresso. Esatto. Quindi... bello questo paragone. Visto? Mi è uscito così, manco era. Quindi sì, ci sono delle tavole da quel punto di vista. Ti chiudo con un'altra tavola va citata, quella del Grande Regno, quando sì. Vegapunk parla del mondo sommerso, sott'acqua, eccetera, eccetera. E vediamo il regno antico. Io sì. quel ponte ancora ci penso, quel ponte sott'acqua, sì, incredibile, è pazzesco. Incredibile. Ti lascia anche lì il magone, perché vedi che la natura è andata avanti, ci sono gli animali. Certo, mare. Certo. Ricorda un po' le rovine alla Shandra, esatto. pure. Sì, quelle civiltà che però non ci sono più. E poi abbiamo, quando ci avviciniamo alla fine, durante la fuga dei nostri, un momento molto, molto divisivo. Sì, sì. Stiamo parlando dei due Nika, che detto così sembrerebbe anche il titolo di un'opera. Two Nika is better than one. No, non sempre. Non sempre. Infatti a sto giro ti dico che io ho le idee molto chiare, non so come la no, pensi tu. No, vai tu, io pure. Allora, io ripeto quello che ho detto esattamente i primi giorni quando abbiamo fatto la blind reaction. Ok. Quando c'è stato, anche per la prima volta, accennato Nika, abbiamo visto questa figura con una spada, una lancia, con un corpo molto minimal, con quello che sembrava sì. una specie di gonnellino tribale. Sì. Quindi mi sono fatto un'idea di Nika ben precisa. Una specie di guerriero Shandia. Sì. Mi sono immaginato Nika in quel modo. Nel momento in cui l'ho rivisto in Luffy, matchava perfettamente, perché Luffy con semplicemente il jeans, i sandali, a petto nudo con la cicatrice... Quindi tu dici, vedere Bon in quel modo è un cosplay perché non sì. matcha bene con l'idea di Nika. Sì, 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 sì. Per me ci sta concettualmente, perché lei ha il merito di averci sempre creduto, ha il merito che quello era il suo legame col padre, quindi il merito c'è di lei che si trasforma, non è una cosa tirata così a caso. Però esteticamente non l'ho presa sul serio neanche per un istante, con quel rossetto jeans. No, neanche io l'ho presa sul serio, però l'ho presa per quello che era. Secondo me è stato un tributo che Oda ha voluto fare per il personaggio di Bonnie, per il fatto che ha sempre voluto essere Nika, per il fatto che ci ha sempre provato. Quindi quando noi vediamo lei da piccola, che oddio, da piccola, anche quella è piccola, esatto. lei nel passato che colpisce Califa, no scusa, Alpha, la sorella di Califa, in versione di futuro distorto, versione Nika, e secondo me là c'era, diciamo, un po' il sentore che prima o poi l'avrebbe fatto. Quindi diciamo che se ha voluto chiudere un cerchio e fare questo tributo, ok, ma se mi devo non lo riapra più, no, perché se poi diventa un'abitudine farla
trasformare in Nika e magari pure avere la criminale idea di farla migliorare nell'assomigliare a Nika, lì un pochettino mi triggero, perché dico allora così vale tutto, cioè sto frutto può farti, può trasformarti in un futuro alternativo in cui tu puoi essere qualunque cosa se lo alleni, quindi esatto, non va bene, si perdono un po' i paletti. Dosiamola sta cosa. Ok, poi come sappiamo dopo alcune interruzioni il messaggio riprende per l'ultima rasciata finale. Qua speravamo che ci fosse chissà quale rivelazione. Abbiamo sperato. Speranza vanificata dopo pochissimo. Però in ogni caso c'è stato lasciato, diciamo, una specie di monito. Ci sono stati mostrati i protagonisti alla caccia finale, al rush finale. Ah, tu parli della tavola, chi lo ottiene vince tutto con... Ha in mano il destino del mondo. Il destino del mondo, con i quattro imperatori e gli altri personaggi. Quella è stata una tavola. Personaggi... pazzesca. Come comunque Dragon, Garling, già il fatto che spunti... Infatti poco fa volevo dirlo, ma per non spoilerare questa analisi, poco fa abbiamo detto come viene presentato Garling... ci fa capire che sarà un personaggio importante. E questa tavola ce lo conferma, perché spunta tra i protagonisti. E c'è anche Kobe. C'è anche Kobe. Vabbè, ma Kobe lo sappiamo ci che... ci sta, dice, Kobe ci deve essere. Ci deve essere, purtroppo... No, nel senso... Nel senso... è cattivo. No, Kobe. Per carità, mi è scappato. C'è il personaggio di cui non sappiamo il volto, che è probabilmente l'uomo marcato dalle fiamme, anche quella... anche... triggerato. Uomo che dalle fiamme, barra scoppergabba, barra... cosa è scoppergabba nell'uomo che dalle fiamme, è tutto. Ti prego, Oda, fallo spuntare scoppergabba, così no, ce lo vuole. Non lo fa. Fallo spuntare vecchio decrepito, tipo, non lo so... Morente. Sì, Morente, in qualche casa di cura. No, ma perché? Dai, così no. Almeno ci leviamo. Poi la parte, indubbiamente, una delle parti più belle, questo possiamo definirlo un momento alto, devo dire. Ed è, il finale viene condito dall'approdo di Emmett. Questo personaggio, devo dire che in poco tempo è riuscito a ritagliarsi una fetta interessante, perché... un po', diciamo, non dico che ce l'aspettavamo così tanto, però quando ce lo mostra addormentato a inizio saga... l'hype c'era. L'hype c'è. Devo dire che è stato veramente scioccante vedere che il suo colpo ha rotto un corno di... una zanna, non un corno, il corno ce l'ha qua, la zanna di Warcry, che è stato il personaggio più inscalfibile, esatto, di Egghead, e il suo pugno semplicemente gli ha fatto saltare mezza zanna, incredibile. Tra l'altro la tavola pazzesca di Emmett, sì, del pugno. Sì, anche perché in extremis, mentre Warcry sta per fiondarsi sui nostri, che sembrano spacciati perché non hanno modo di fermarli tutti, perché... esatto. E poi arriva lui, salvatore della patria, con quel pugnazzo che un po' ti fa, secondo me, rimanere con l'amaro in bocca, perché da quel pugno capisci che Emmett avrebbe potuto fare molto di più nel suo prime, in una condizione molto più favorevole. Sì, però le condizioni erano quelle che erano, lui da 200 anni che non riceve più l'energia. Arrugginito, quindi insomma. Sì, quindi peccato, però la cosa bella è stato che noi abbiamo comunque avuto un approfondimento di Emmett, perché abbiamo visto... il suo modo di interagire con Luffy, c'è stata la gag che diceva Joy Boy, parlo con te, e lui... sì, quella è stata una bella gag, quella è stata una bella gag, sì. E poi, vabbè, il passato di lui con Joy Boy, e che Joy Boy gli dice, quando sarà il momento, tira questa corda, io verrò a salvarti. E vediamo che Emmett è un po' un bambinone, diciamo. Esatto, non esatto. È malizia, è molto ingenuo. E tira questa corda, e questa Kid Re fa sparire i Gorosei. E soprattutto Im arriva a tremare. Per percepirlo, l'acchi della percezione di Im è pazzesco, perché da Mary Jo l'ha sentito. Indipendentemente dalla forza di Joy Boy, è l'acchi della percezione di Im che gli permette di sentirlo. Però, ragazzi, cioè, vederlo tremare e dire Joy Boy, cioè, è stato impagabile. Impagabile, veramente. Assolutamente. E poi un personaggio che non ha mai perso la sua compostezza, sempre come se avesse il mondo in mano... improvvisamente inizia a perderlo quel mondo, quindi ha capito che forse non tutto sta andando come aveva previsto. Così, diciamo che con la sparizione dei Gorosei, la fuga dei nostri è praticamente... Ultimata. Gli ultimi capitoli abbiamo lo spiegone di Vegapunk nelle ultime due settimane, quindi capiamo che in realtà Vegapunk sapeva di York, ma lui insieme a Pitagoras e Sciacca si sono... cancellati la memoria per far sì che nessuno scoprisse qualcosa sulle loro intuizioni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che va a mettere un cerchio, sì, questa cosa, però devo dire che non è stata proprio, come dire, una parte interessantissima che avrei voluto leggere. Magari qualcosina poteva dirla senza dilungarsi troppo a vedere tutti i dettagli, perché alla fine il capitolo è tutto questo spiegone, non è stato...
sì. Entusiasmante. Alla fine la conclusione è stata un po' scialba. Per me la vera conclusione è stata quando Vegapunk ha detto il discorso sul One Piece. Sì. Là è stato l'apice, poi il resto... E poi la cosa più interessante per chiudere la saga e per darci l'assist a quella successiva, che ormai sappiamo che sarà Elbaf, è la silhouette che appunto li sta attendendo ad Elbaf. Ma non possiamo parlare della silhouette, no? In questa vita. No, no, per non, favore. Non parliamo della silhouette? Ma non possiamo, non sai che significa parlare della silhouette? Significa stare tre ore a parlare, no. Vabbè, ma è Scoppergabba. No, infatti è Scoppergabba, quindi non c'è bisogno di fare nessuno commento. C'è il video commento al capitolo, quindi non addentriamoci, però è stato un momento interessante perché è appunto, come hai detto tu, il dai là alla nuova saga. Ed è arrivato il momento che, come dire, che tutti gli aspiranti professori adorano, quello dei voti. I voti! Diamo i voti alla saga. Allora, io direi, se tu sei d'accordo, facciamo voti su aspetti singoli e poi diamo un voto complessivo. Ognuno dà il suo, quindi perché avete dato 8? Magari io do 4 e tu dai 10. No, ognuno dà il suo. Ognuno dà il suo. Per favore, non facciamo che c'è un voto singolo. Esatto, esatto. Okay? Ovviamente vi invitiamo a commentare anche loro. Certo, i vostri voti. Il voto alla saga. Allora, partire dalle ambientazioni. Che voto dai alle ambientazioni di Egghead? L'ambientazione all'inizio ero più propenso ad accettarla, ero più incuriosito, poi mi ha stufato, devo dire la verità. Ambientazione 7,5. Pensavo un voto bassissimo. No, bassissimo no, però non lo so. Ah, per me ambientazione 8. Ambientazione 8, sì. Ovviamente non possiamo valutare Elbaf o Winner Island. No, vabbè, certo. Rimaniamo su Egghead. Certo. L'ambientazione di Egghead per me è tanta roba, sì. Ne abbiamo parlato prima. La fantascienza, quella un po' più soft all'inizio, poi quella un po' più distopica con Mother Flame, il Punk Records, devo dire che... hanno fatto una bella presa su di me, quindi 8. Poi, che cosa possiamo classificare? Dimmi tu cosa potremmo classificare. Beh, i personaggi. Ah, i personaggi, quindi i personaggi che abbiamo visto ad Egghead. I personaggi che abbiamo visto ad Egghead. Qua vado io, allora ti dico che... qua un po' di note dolenti. Hai. Per me qua il voto è un 6, scarso, ti dico la verità. Ok. Un 6 scarso perché consideriamo tutti i personaggi. I Mugiwara, Egghead, anonimi. Sì, raga, bisogna dire, purtroppo anonimi. Sono dei flop. Con dei flop pazzeschi come quello di Zoro. Per me Zoro è stato un flop pazzesco. Non che mi aspettassi chissà cosa, ma vedo delle cose che proprio fanno incavolare. Cioè anche Zoro che a fine saga si lamenta di Luffy che... piange per Vega. Ma che cos'è? Ma non ha alcun senso. Quindi Mugiwara, sottotono. Vegapunk è stato un personaggio che anche adesso io continuo a reputare un po' ambiguo. Cioè alcune cose... belle, altre un po'... non è quel personaggio che ti frega il cervello, stai lì a ragionare. Cioè, l'ho trovato anche un po' patetico. Ti sorprenderò. Secondo me non è riuscito Oda a restituire la complessità che voleva dargli, però magari non c'è riuscito anche in termini di tempo. Io lo capisco perché comunque dovevano scappare dall'isola. E quindi, non lo so, troppo semplicistico il fatto che all'inizio era lo scienziato che... vuole fare le ricerche e quindi se ne sbatte del governo, poi alla fine ha la redenzione e si scusa per quello che ha fatto. Io voglio qualcosa in più dai personaggi di Oda, quindi il voto è 6. Anche Saturn cattivo, però diceva sempre le stesse cose, è arrivato a una certa, è diventato scontato, è quasi banale. E Kizaru, l'ho detto a inizio video, l'ho un po' rivalutato. Perché io stamattina, mentre ero a letto, ho avuto l'illuminazione. Pensavo al video che ci sarebbe stato. Scrollavo su TikTok dei video e vedendo un video sulla Yakuza ho detto, aspetta un attimo, ma forse se noi il Kizaru lo leggiamo come lo Yakuza che magari ha un amico a cui vuole bene, che magari non fa parte del mondo della Yakuza, che però per il suo dovere deve ammazzarlo. Cioè lo Yakuza lo fa, non è che lo risparmia, perché deve seguire l'ordine. Quindi ha un modo, diciamo, contorto, corrotto, malsano di pensare alla vita, ai suoi legami, che però se ci pensi c'ha una sua logica. Quindi diciamo che io Kizaru lo valuto in quel senso adesso. Cioè accetto quello che ha fatto, lo capisco,
non empatizzo perché è comunque un bastardo, diciamocelo. Però dico, ok, non è una cosa tirata fuori all'ultimo momento la sua caratterizzazione, anche perché effettivamente ad Egghead ce l'ha avuto i momenti in cui lui con Saturn dice no, però se sento male non lo posso tralasciare, quindi anche qua fa capire che ha un malessere, tra virgolette, sì. Con Vegapunk scherza e dice mi devo mettere gli occhiali tipo per non piangere. Vediamo il suo flashback con Sentomaru che scherza la luce... Quindi questo è il mio parere su Kizaru. Sì, forse è il personaggio, possiamo dire, meglio approfondito, dai, sostanzialmente, anche... Tra i cattivi, forse sì. Leggermente, forse sì. Sì, giusto perché aveva forse un legame sì. Anche con i nostri, diciamo, della saga. Poi, in generale, sono d'accordo con il 6. Quindi anche tu sai sì, i personaggi. Sì, 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 secondo me i Mugiwara sono spariti, ma al di là di quello anche gli altri non sono stati sviscerati come pensavo. Ti devo dire la verità. A un certo punto persino Kuma ha avuto dei picchi di crollo. E lì ho detto, caspita, io lo amo, Kuma, ho amato la sua storia, però in alcuni frangenti anche lui mi ha fatto vacillare, quindi sei. Ok, quindi abbiamo valutato personaggi, ambientazioni. Diciamo che questo è un mix tra personaggi e ambientazioni, perché i costumi, quindi le ambientazioni dei personaggi. Qua, che voto diamo a questi... Questi costumi, un voto deve essere però fatto in maniera precisa, onesta. Allora, fanboy. Diciamo che non tutti i costumi mi sono piaciuti, devo essere sincero. Se devo fare il Muten di turno, 10. Gli diamo 10, per Nami e Robin. Se devo fare il... Stussy, ci mancherebbe. Se basta. Devo fare il fan di One Piece, che sono sempre stato, per me è un 6. Addirittura, sì. Così basso? Sì, perché per me... Sanji con la camicia hawaiana è inguardabile. Jimbe. Luffy con quella specie di completino rosso e gli scarponi metallici è inguardabile. Jimbe sembrava tipo un episodio filler. Jimbe è inguardabile. Allora, a me sono piaciuti. Cioè, solo Zoro si può prendere. Zoro, Nami, Robin. Basta. Usopp, sì, sì. Franky, già... Con quella calzamaglia inguardabile, improponibile, cioè ancora più pervertito di quanto lo sia di solito. Cioè... Allora, facciamo la media, dai, questi personaggi voto altissimo, gli altri bassissimo, ti dico 7. Ok, ci posso. Sono un po' più buono. Con io di solito sono o così o così. Va bene, dai costumi passiamo a un altro elemento che io direi di valutare, che sono i combattimenti. I combattimenti. Che sono una cosa che in realtà chi segue One Piece non dovrebbe neanche guardare. Esatto. C'è questo spoiler. Però ci sono e quindi li valutiamo. Certo, certo. Anche qua secondo me c'è stato dell'inconsistente molto spesso. Abbiamo già analizzato nel dettaglio i combattimenti principali. Però a parte il pugnazzo di Kuma nient'altro mi ha smosso. Ti devo dire la verità. Allora, Luffy Kizaru è stato un combattimento carino. Ma... Zoro Lucci, penoso. Luffy Lucci, diciamo. Seraphim, penoso. Shanks, Kid, quello è. Quelli fanno parte della saga. Lo valutiamo. Così come Garp Kuzan, così. Tanta roba. Dio. Quelli tanta roba. Quindi abbiamo avuto degli esempi molto belli. Pochi, ma molto belli. E poi un bel mix di. Anche gli scontri per me con Gorosei non sono stati un granché, eh. No. Perché loro cercavano di scappare, Luffy non sapeva come fargli del male. Poi alla fine con Mars è riuscito a fare qualcosa insieme all'aiuto di altri. Insomma, non sono stati combattimenti indimenticabili. Per dire, per me un combattimento pazzesco è quello con Arlong. Sì. Un combattimento pazzesco è quello con Crocodile. Anche se lì ci sono delle cavolate col fatto che lui per tre volte ci rifà. Però quello io... Guarda, poi alla fine me ne frego, perché l'importante nel combattimento è quello che c'è dietro. Quindi quando c'è un significato forte nel combattimento, a meno che non sia Shanks, perché Shanks può pure combattere senza alcun significato, certo, per me ci mancherebbe. È un gran combattimento, lo dico chiaramente. Quindi è quello che vale. Siccome qua loro cercavano di scappare, non era una vera lotta col governo, anche con Kizaru stesso, cioè sì, carino, però... Cioè ti do 6, capito? È il combattimento che io leggo così tanto per, ma non mi colpisce più di tanto. Quindi voto complessivo? Voto complessivo a cosa? Ai combattimenti? 6. 6 6. Io sono d'accordo. Sei d'accordo col 6. L'ultimo elemento che abbiamo, e poi diamo il voto complessivo, ognuno di noi dà il suo voto complessivo, la trama. La trama. E qua è un po' strano. Controverso. Perché c'è il flashback.
di Mary Jo, c'è il flashback di Kuma, c'è quello che accade a Elbaf, cioè quello vale come trama? Secondo me sì, perché la trama di Egghead non c'è in realtà, è che ha la fuga soltanto, quindi consideriamo tutto come trama, che dici? Sì. Guarda, voto che ti do io, considerando... Sì, la maggior parte delle cose le abbiamo in realtà fuori, cioè nel senso... 6,5. Un po' severo, ma io non ce la faccio a regalare voti. Io sono quei professori che rompono le scatole. Sì, lo devi guadagnare il voto alto. Ti dico invece il mio voto. Allora, il mio voto alla trama è 7,5. Perché io parto dal presupposto che non posso considerarla come una saga alla Alabasta, alla Wano, alla Skypiea, in cui c'è una lore vera e propria dell'isola. Quindi, considerando il fatto che questa è una saga di passaggio in cui i nostri si sono ritrovati per caso, diciamo, perché comunque non hanno alcun interesse a Egghead, la trama dal punto di vista del scoprire cosa, quello che riguarda Vegapunk, il discorso su Bonnie, su Kuma, l'approfondimento sui Gorosei, anche ciò che riguarda la trama relativa a quello che accade fuori l'isola, tipo Garp con Kobe, cioè non è qualcosa che noi vediamo nel passato, un flashback, sono cose che accadono in tempo reale, quindi anche quelli li consideriamo attinenti alla trama. L'unica cosa che ti posso dire è che avrei preferito una saga un po' più breve, visto che il senso era scappiamo, fuggiamo, eccetera, eccetera. Non mi aspetto il Labo Face Death Game. Esatto, su questo sono d'accordo, Però il mio voto rimane quello, 7,5. E quindi rimane il voto complessivo. Allora, voto complessivo. Devo dire che questa saga la considero seconda a quella di Wano per quanto riguarda le saghe post time skip, perché secondo me non ha senso paragonare saghe post time skip a pre time skip. Sì. E gli do come voto 7. Sono d'accordo. Per me, diciamo, con i suoi alti e bassi, è una saga che ha avuto dei bassi, come ce l'hanno avuto tutte le saghe, poi il post-time skip specialmente. Ha avuto degli alti, ma secondo me non ha avuto degli altissimi. No, non ha avuto degli altissimi. Quindi, per me, più di 7 non può avere. Cioè, non si può avvicinare all'8 o peggio a voti più alti. Quindi, secondo me, 7 è equilibrato, perché più della sufficienza, ma meno del top tier. Ci sta. Adesso ovviamente dobbiamo sapere il loro voto, quindi vi chiediamo nei commenti di sapere qual è il vostro voto a questa saga. Adesso ci avviciniamo a quella di Elbaf, che è una saga attesissima. Speriamo sia un 10 quella. Speriamo sia un 10, le attese sono alte, quindi quando le attese sono alte è difficile pareggiarle. Però Elbaf. Gli voglio dare fiducia. Sono fiducioso. Noi vi ringraziamo per aver seguito il video. È il momento dei saluti, picciotti. Esatto, penso che l'avevano capito. Ovviamente, giusto per essere più diretti. Più chiari, giusto. Ovviamente vi andate a recuperare il video riassunto di Egghead, ovviamente. Video riassunto di Egghead. Se volete il video sul messaggio di Vegapunk. Sì, ci sta. Quindi, picciotti, noi vi ringraziamo. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. E sayonara. Sayonara. Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara.